Benvenuti nella cucina della redazione di Cook. Oggi è con noi Alessandro Gilmozzi di El Molin di Cavalese, una stella Michelin nel cuore della Val di Fiemme. Grazie Gabriele, è un piacere essere qui con voi. E cosa andiamo a preparare? Oggi andremo a preparare una crudità di temolo e lo condiremo con del timo serpillo, della cetosella, dei fiori di sambuco e un'emulsione di abete. Sono delle piccole gemme che crescono in primavera, molto verdi e molto balsamiche. Beh, scopriamo in un minuto come preparare questa ricetta. Una ricetta proprio profumatissima, veramente interessante, ma come si fa con l'abete? Perché non tutti ce l'hanno a portata di mano. È vero Gabriele, con l'abete dovete venire nelle nostre foreste e comunque in questo periodo ci sono queste piccole gemme dell'abete rosso, sono verdi intense, quasi gommose al tatto, potete anche assaggiarle, metterle in bocca e avrete questa sensazione tannica e balsamica, molto piacevole, quasi magica. Le mettiamo nell'olio, andiamo ad emulsionarlo con un semplice mini pimmer e il risultato sarà un piccolo pesto di abete che andiamo ad aromatizzare il nostro temolo. È fantastico. Non vi resta che cimentarvi con questa ricetta a casa e grazie per averci seguito e grazie a lei chef. Grazie mille a voi e grazie dell'invito. Thank you.